Buonasera a tutti, benvenuti a questo nuovo webinar di MacroLibrarsi Live, un'iniziativa di MacroLibrarsi.it, Alternativa Naturale. Io sono Romina Rossi, sono naturopata e mi occupo del reparto di erboristeria e integratori naturali su MacroLibrarsi.it. Questa sera do subito il benvenuto alla nostra ospite che è la dottoressa Sabina Bietolini. Buonasera Sabina. Buonasera a tutti, grazie di avermi invitata. Grazie a te per essere qui con noi questa sera. Questa sera con la dottoressa Bietolini vedremo qual è l'alimentazione più sana ed equilibrata per i bambini da 0 a 2 anni. L'alimentazione sicuramente è un tema importante. Questo ormai sappiamo tutti che fa parte di quegli strumenti di prevenzione primaria che sono in grado di la salute o la malattia. Questo perché la scelta dei cibi che noi portiamo in tavola tutti i giorni hanno la capacità di determinare la nostra salute o la malattia agendo su due fattori fondamentali che fanno parte del nostro sistema immunitario, l'intestino e il microbiota intestinale che è all'interno dell'intestino e che controlla da solo il 70% delle nostre difese immunitarie. Quindi la scelta del tipo di alimentazione, del tipo di alimenti è sicuramente fondamentale e lo è anche nel delicato periodo dello svezzamento, tant'è che è la fase in cui magari i genitori possono avere più dubbi, più perplessità su quale tipo di alimentazione privilegiare, quali alimenti, con quali modalità e soprattutto come riuscire ad estreggiarsi nella fitta giungla di informazioni anche contrastanti fra di loro che ormai si trovano dappertutto. E appunto, proprio per cercare di dare delle risposte, di mettere dei punti fermi a queste tematiche interessanti, abbiamo chiesto l'aiuto questa sera della dottoressa Sabina Bietolini. È biologa nutrizionista, ha svolto ricerca per più di 10 anni, si occupa di nutrizione soprattutto dal concepimento alla tarda età, con particolare, insomma, privilegia particolarmente il concepimento, l'allattamento e lo svezzamento. Ed è anche insegnante presso l'Università Unicusano, quindi ci è sembrata una voce autorevole per poter fare chiarezza su queste tematiche. Prima di lasciarle la parola, vi ricordo come sempre che se avete delle domande, delle curiosità, dei dubbi, potete scriverle nella chat di Zoom. Alla fine dell'intervento della dottoressa le farò direttamente io da parte vostra, però vi anticipo che probabilmente saremo costretti a selezionare solo alcune per mancanza di tempo, quindi se non leggerò la vostra domanda non abbiatevene a male. E prima poi di zittirmi per un po', lancerei anche il sondaggio di questa sera, se avete voglia di partecipare con noi. La domanda che la dottoressa Bietolini ha preparato è: vi siete mai affidati a un biologo nutrizionista per mettere a punto l'alimentazione per i vostri bambini? Semplicemente potete rispondere sì o no. E poi nel corso della serata vedremo i risultati. A questo punto io, Sabina, ti lascio la parola. Grazie, grazie mille. Chiudo i sondaggi, speriamo non succeda niente. Ecco. Eccoci qua. Allora, vi ringrazio, ringrazio tutti di essere qui, ringrazio MacroLibrarsi di avermi invitata, ringrazio Romina della bella presentazione. E inizierei a condividere lo schermo per presentarvi un po' di informazioni relativamente a quello che è il nostro percorso insieme questa sera. Sarà un po' veloce perché ho tante cose da dirvi. Vedete le mie slide? Sì, perfettamente. Bene, bene. Allora, quindi interveniamo in questo periodo dei primi 1000 giorni, come scrivo qui, per plasmare 100 anni. È talmente importante quello che succede nei primi 1000 giorni, addirittura da plasmare tutta la vita di una persona? Cerchiamo di vederlo insieme, ma soprattutto cerchiamo di capire quali sono i rischi, le possibilità e che cosa noi possiamo fare. Deve essere io quello che ci tengo che avvenga, che accada con questo incontro insieme, che ci sia la possibilità di trovare una strada da seguire in maniera positiva, perché c'è sempre una strada. L'importante è essere ben informati ed essere consapevoli. Vediamo se riesco ad andare avanti, perché non è detto. Infatti, andiamo avanti. Guardate che cerco di... Scusatemi. C'è sempre qualcosa che non funziona, io vado con le freccettine, come mi avete insegnato, però non va avanti. Ecco,
Eccolo, ce l'ho fatta. Allora, parliamo di questo periodo, i primi 1000 giorni. In questa immagine si comprende come i primi 1000 giorni siamo dati dalla sommatoria dei giorni della gravidanza, primo anno di vita e secondo anno di vita. Quindi è una fase della vita di una persona, come dico sempre io, che non torna mai più. Questo è banale, lo sappiamo tutti. Ma perché è così importante? E ora vedremo. Vedremo nello specifico, visto che sono biologa nutrizionista, qual è il ruolo dell'alimentazione. E proprio per potervi guidare su questa informazione, per alcuni forse molto nuova, io inizierei con una raccolta di lavori scientifici, ben 85, dal 63 al 99, presentata in questo lavoro del 2000. Eccolo, vedete la mia freccetta, vero? Si vede, Romina, la freccetta? Sì? Sì, la freccetta si vede. Ne approfitto, quindi Sabina. Indico com'è? Dicevo, ne approfitto perché qualcuno di chi ci sta seguendo non ti sente molto bene, quindi se puoi avvicinarti un pochino al microfono, vediamo okay. Se ti sento meglio. Forse così alzo anche un po' la voce magari, va meglio così? Io direi che così va molto meglio, grazie. Ok, non ho portato l'acqua però. Allora, nel 2000 questi due autori hanno raccolto questi 85 lavori scientifici e hanno posto all'attenzione questo importantissimo ruolo della nutrizione fetale, quindi la nutrizione in gravidanza, e la relazione con le patologie che si sviluppano poi nell'adulto. Quindi da questo studio così importante ne sono scaturiti poi centinaia successivamente. E il ruolo della dieta e del diciamo, il periodo così importante dei primi 1000 giorni è salito alla ribalta, tanto che, vedete, il Time, la rivista, nel 2010, ha pubblicato uno speciale dedicato proprio all'importanza dei primi 1000 giorni per formare il resto della vita. Quindi non è un'informazione nuova, però effettivamente non se ne sente molto parlare e il motivo è abbastanza semplice, ahimè, cioè che comunque diventa difficile per chi vuole avere una vita molto, come dire, inserita nel gruppo, riuscire a uscirne, prendere coscienza di quelli che possono essere i pericoli cambiare strada, e questa è sempre una cosa un po' difficile. Noi cercheremo di farla semplice questa sera. Allora, innanzitutto qual è il problema? Il problema è che quando noi interveniamo sullo sviluppo del bambino, del feto, attraverso dei comportamenti non adeguati, cioè lo stile di vita materno, inteso non soltanto come alimentazione, quindi eccesso di proteine o carenza di proteine, eccesso di grassi o carenza o di zuccheri, ma anche lo stress, gli inquinanti soprattutto, lo vedremo, possono interferire con quello che è il normale percorso di sviluppo del bambino, quella che si chiama programmazione fetale. Allora, tutte queste interferenze possono creare delle deviazioni. Il bambino cerca di sopravvivere, il feto cerca di sopravvivere a tutti i costi e quindi cambia un po' il suo programma, e questo può portare all'insorgenza di alcune problematiche. Scusate, ho sbagliato tasto, eccolo. Addirittura nel primo trimestre, cioè questa finestra critica viene chiamata, in cui lo stile di vita materno può essere corresponsabile, insieme ad altri fattori, di quelle che sono sia problematiche ostetriche, quindi durante la gravidanza o subito appena nato del bambino, ma anche a lunga scadenza problematiche, come vedete, cardiovascolari, neurologiche e metaboliche. Quindi si parla di iperinsulinemia, di obesità, di diabete, di insulinoresistenza, si parla di problemi importanti di tipo cardiovascolare che trovano la loro radice nei primi 1000 giorni. Voi pensate quanto è importante svolgere correttamente questo periodo della vita di una persona. E, sbaglio tasto sempre, addirittura questo lavoro del 2010 pone il focus sul fatto che la programmazione intrauterina del feto è in grado di stabilire le modalità di invecchiamento della persona. Quindi è un momento veramente importante che troppo spesso viene fatto passare così come, sì, è naturale, mangia un po' di tutto, non ti stare a preoccupare, è la natura delle cose avere bimbi. È vero, ma non in un contesto come quello in cui noi viviamo, che è carico di inquinanti, carico di radiazioni elettromagnetiche, carico di input che non sono positivi per la salute del bambino. Allora, tornando alla nutrizione, vediamo che la nutrizione è in grado di intervenire soprattutto su quella che è la si chiama espressione epigenetica
la regolazione dell'espressione genica e anche la composizione della microflora, che in realtà ormai si chiama, la vecchia flora batterica si chiama microbiota e lo chiameremo così da ora in poi, e quindi ha un ruolo chiave, fondamentale, come diceva Romina. Il microbiota è in grado di regolare, attraverso il fatto che sia in eubiosi o disbiosi, quindi in equilibrio o in squilibrio, anche la reattività del sistema immunitario. Perché? Perché il sistema immunitario, soprattutto nel lattante, è per il 70% della sua totalità collocato nella mucosa intestinale. Quindi un intestino in equilibrio con una microbiota in equilibrio è in grado di farlo funzionare correttamente. Quindi non è un gesto così spontaneo, cioè di fatto lo è nutrirsi, ma adesso che noi abbiamo così tante informazioni e viviamo in un contesto, come dicevo, non naturale, noi abbiamo la responsabilità di fare delle scelte più consapevoli, comprendere che attraverso la nutrizione noi possiamo influenzare sia la composizione del microbiota, possiamo anche ovviamente fornire i nutrienti necessari per un corretto sviluppo del feto, ma successivamente con l'allattamento e con lo svezzamento del bambino, e possiamo effettuare quella che, come vedete in questa frase e poi nei lavori, ma ce ne sono moltissimi anche qui, possiamo effettuare quella che si chiama educazione precoce del sistema immunitario. E questa educazione precoce del sistema immunitario avviene entro i 1000 giorni, quindi entro i 2 anni di vita del bambino, la gran parte avviene. E quindi che se noi portiamo avanti questa prima fase della vita del bambino correttamente, poi, passatemi il termine, vivrà di rendita, cioè sarà molto più facile che sia forte, che abbia un futuro di salute. Ovviamente la salute, come molti sapranno, è comunque un evento multifattoriale, cioè non è dipendente solo da una cosa, da un fattore, ma da molteplici. Noi pensiamo a quello che possiamo controllare, cioè un'alimentazione corretta ci può consentire di portare avanti una programmazione fetale buona, corretta, e anche una crescita del bambino sana, facendo prevenzione. E quindi il primo punto fondamentale da trattare è nutrire il microbiota. E come lo nutriamo? La mamma, vedete in questa immagine chiarissima, la mamma mangia broccolo e con questo broccolo lei nutre il microbiota, ovvero quei componenti del microbiota che sono in grado di produrre i cosiddetti acidi grassi a catena corta, che non solo svolgono molteplici compiti estremamente importanti nel lume intestinale, ma sono in grado di entrare in circolo e di arrivare, come si vede, al feto e anche attraverso le mammelle al latte materno. E quindi riusciamo a dare un sostegno alla maturazione del sistema immunitario del bambino attraverso un semplice gesto: mangiare alimenti vegetali. Perché alimenti vegetali? Perché le fibre sono contenute solo ed esclusivamente negli alimenti vegetali. E quindi qui già capiamo che la base della dieta della donna in gravidanza, ma anche in allattamento, deve essere assolutamente ricca di fibre e quindi di alimenti vegetali. Guardate questo schema semplice in cui la parte questo è il lume intestinale, questa è la mucosa intestinale, qui dove c'è il sistema immunitario. Una dieta ricca di fibre è in grado in 10 giorni di selezionare quei componenti del microbiota che in cambio ci produrranno gli acidi grassi a catena corta, cioè quelli che vanno in circolo, arrivano al feto e arrivano anche al latte materno. Quindi capite bene come sia fondamentale consigliare di mangiare prodotti vegetali ad una mamma in gravidanza. E questo questa importanza del mangiare vegetale e di avere un microbiota sano da parte della mamma è un punto cruciale. Perché? Perché questa informazione che io vi ho segnato qui, formazione del core, il microbiota del nascituro, si forma in gravidanza. Che cos'è il core? È un nucleo iniziale di microbiota che il bimbo si forma all'interno della pancia della mamma. E questa è un'informazione nuovissima, cioè fino a qualche anno fa si riteneva la placenta sterile, che il bambino iniziasse ad avere un proprio microbiota
dalla nascita, e quindi il tipo di parto poteva essere, diciamo, dirimente per decidere se poteva avere un equilibrio del microbiota oppure no. E invece poi si è scoperto che sì, è un momento importante il parto, ed infatti in questo schema che ho creato è compresa la modalità di parto, ma sappiamo adesso che è la gravidanza il momento in cui si forma questo nucleo. Quindi se la mamma non mangia abbastanza verdure, ha un microbiota non in equilibrio, prende antibiotici, altri farmaci, non potrà, suo malgrado e senza saperlo soprattutto, avere la possibilità di donare al proprio bimbo un core iniziale sano. Quindi poi, come vedete, sono moltissimi i fattori che intervengono per strutturare il microbiota in maniera corretta nei primi 1000 giorni, però non abbiamo il tempo per investigarli tutti, e quindi andiamo avanti e ricordiamoci, dopo quella slide, questa è una slide molto importante in cui i colori ci aiutano a comprendere come un bambino nei primi 1000 giorni abbia, vedete questo cerchietto, ha una parte rossa e una parte blu. Il blu sono i bifidobatteri. Questa parte blu va via via diminuendo man mano che si diventa adulti. Quindi cosa vuol dire? Che il microbiota, perlomeno per questi componenti, nei primi 1000 giorni, nel lattante, è completamente diverso da quello del ragazzo e dell'adulto, assolutamente. Quindi da qui si comprende come non sia corretto, se vogliamo rispettare la fisiologia del lattante, dargli da mangiare come un adulto. È impossibile, perché non possiede il microbiota di un adulto, e il microbiota è nell'intestino, esattamente dove arriva il cibo, e lo deve gestire, deve aiutare l'organismo passatemi il termine per capirci tutti, gestire nutrienti, ma non solo. Se noi gli diamo un'alimentazione da adulto, quindi condividiamo quello che noi mangiamo da adulti con un lattante, noi creiamo una modifica di questo equilibrio, con tutte le conseguenze che ne derivano, che non vediamo subito. Questo è importante saperlo. È importante rendersene conto che non c'è modo di comprendere che sta accadendo qualcosa. Quindi dobbiamo saperle queste cose per evitare di fare errori. Ti interrompo, Sabina, perché sono arrivati i risultati del sondaggio. Ho visto? Sì. Quindi la domanda era: vi siete mai affidati a un biologo nutrizionista per mettere a punto l'alimentazione dei vostri bambini? Il 6% ha risposto sì, il 94% ha risposto no. Ti aspettavi una maggioranza per il no? Sì. Probabilmente quando si pensa a biologo nutrizionista si pensa alla dieta per perdere peso, invece non si pensa mai che invece biologo nutrizionista è anche colui che educa alla corretta nutrizione e quindi alla salute. A tutte le età, certo. Esatto. Infatti questo è un problema importante, cioè che manca questa cultura, anche perché la figura del biologo nutrizionista è relativamente giovane e quindi ancora molti fanno fatica a prenderla in carico e a rendersi conto che, siccome tutti sanno, tutti mangiano, pensano tutti di poter sapere in qualche modo qual è l'alimentazione corretta. Spesso vengono da me e i pazienti mi dicono: io mangio bene. Però allora perché sei venuto? Evidentemente non è così, perché se no, diciamo, se fosse così. Ma è perché ognuno di noi cerca di informarsi, perché oramai più o meno tutti lo sanno quanto è importante seguire un'alimentazione corretta, ma ci sono varie teorie rispetto all'alimentazione corretta, quindi bisogna sempre capire qual è il criterio in base al quale stabiliamo che un'alimentazione è corretta o meno. Ed è lì che si creano le problematiche, quando andiamo a individuare il criterio. Per me il criterio è uno solo: qual è l'alimentazione che mi fa star bene? Qual è quella che mi consente di fare prevenzione? Qual è la migliore? Qual è quella che mi offre maggiori opportunità? E poi me lo chiedo per me stessa, ma ancor più lo chiedo per i bambini, perché un bambino non può scegliere. Un bambino è nelle mani di un genitore che è il suo custode, che deve guidarlo verso le scelte corrette, perlomeno per quello che si sa in quel momento,
e aiutarlo a crescere in modo più sano possibile, soprattutto a fare prevenzione per le malattie future. È per questo che stiamo parlando qui oggi, per gettare un po' di luce su quello che è il ruolo dei genitori nei primi 1000 giorni, per poter consentire al bambino di ridurre le possibilità di sviluppare patologie da adulto. Quindi, compreso che durante la gravidanza dobbiamo seguire un certo tipo di alimentazione che aiuti il bambino a crescere bene e a non avere deviazioni nella sua programmazione fetale, oltre ovviamente a tutto il resto, allo stile di vita in generale che dovrà seguire la mamma, valutiamo anche che quando il bimbo è nato è ovviamente altamente raccomandato allattare. Però non tutte le mamme possono, ma questo è un altro discorso. Facciamo anche qui, andrebbe fatto un webinar a parte, per cui rimaniamo sul punto che noi possiamo allattare. Quindi oltre al latte materno, dai 6 mesi in poi, e non prima, ci raccomandano le indicazioni OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, inseriamo l'alimentazione complementare. Attenzione, non lo chiamano più svezzamento, l'OMS lo chiama alimentazione complementare, proprio ad indicare il fatto che deve complementare il latte materno, non lo sostituisce. E questo è un punto fondamentale che ancora, di nuovo, molti pochi hanno preso in carico. Ma quando si cambia un termine così importante, non si parla più di svezzamento, ma di alimentazione complementare, stiamo dicendo che insieme alla dieta il bambino deve continuare ad avere latte. Perché? Perché è un lattante, quindi l'alimento per eccellenza per un lattante è il latte materno, fin tanto che la mamma può. E questo significa che l'alimentazione che noi affiancheremo al latte materno si chiamerà complementare, giusto appunto. Allora, quali sono i nutrienti in una dieta che sia fisiologica in gravidanza e che sia adatta in uno svezzamento che noi chiamiamo fisiofunzionale, cioè che ha determinate caratteristiche che non sono gli do quello che capita, tanto crescerà. Sì, possibile, però io preferisco non sprecare l'opportunità di poter fare prevenzione. E quindi velocemente, dobbiamo, perché ormai già siamo in ritardo, parleremo per ore qui, ovviamente i minerali, io qui ho elencato soltanto i nutrienti che possono essere a rischio in una gravidanza, ma anche in un allattamento e uno svezzamento, quindi il ferro, il calcio, lo iodio, e ovviamente ci sono anche le proteine, ma non le ho inserite per motivi di spazio, dobbiamo essere brevi. E vedete che ci sono degli alimenti che ricorrono, sesamo, legumi per ferro e calcio, poi abbiamo le verdure a foglia, sia per il ferro che anche poi vedremo per l'acido folico, le mandorle, ma anche tutta la frutta a guscio, i semi oleaginosi e le alghe, noi le utilizziamo molto. E ovviamente latte materno, per il calcio anche l'acqua calcica, un'acqua ricca di calcio, cosa che spesso si dimentica, ma invece è estremamente importante. E per lo iodio noi ci affidiamo alle alghe piuttosto che al pesce, ora vedremo perché. Quindi dobbiamo però, ovviamente sappiamo tutti che quando andiamo dalla ginecologa ci dice, o dal ginecologo ci dice, beh, per poter fronteggiare le richieste di ferro in gravidanza è opportuno mangiare almeno 500 grammi di carne al giorno. Ebbene, per avere ferro noi dobbiamo mangiare 500 grammi di carne al giorno. Quali sono le conseguenze di questa assunzione di carne? Perché sicuramente ci può dare ferro, ma i lavori ci dicono, e perché noi lavoriamo solo sulla base di evidenze scientifiche, non ci inventiamo nulla, non ipotizziamo, non fantastichiamo, ma siamo ben piantati su evidenze scientifiche. Nel 2017, e non è l'unico lavoro, poi ve ne farò vedere uno precedente, è uscito questo lavoro che parla dell'influenza della dieta sul microbiota e le implicazioni per la salute umana. E questa immagine è presa proprio da questo lavoro, è evidentemente chiara, cioè le proteine vegetali sono in grado di favorire quei componenti del microbiota che ci producono gli acidi grassi a catena corta di cui abbiamo parlato prima, sono quelli appunto che aiutano la mamma affinché possa fornire al bambino il core iniziale e l'aiutano anche a avere in circolo, ad esempio abbiamo menzionato prima l'acetato, che è uno degli acidi grassi a catena corta che aiutano a sviluppare il sistema immunitario del bambino. Allora, viceversa accade con le proteine animali, che fanno esattamente l'opposto. Quindi,
anche volendo prendere, perché tante mamme dicono: no, ma io solo carne biologica di provenienza sicura, la fa lo nonno, la fa lo zio, la fa. Però non è una questione di provenienza, è una questione di tipologia di proteine. Le proteine animali hanno questo impatto sui componenti del microbiota. Quindi noi possiamo anche aggiungere fibre per aiutare a compensare, ma di fatto noi creiamo un problema alla base. E allora, senza dubbio, è come dire: da una parte aiuto e dall'altra distruggo. Non ha senso. Cerchiamo di essere armonici nel nostro intervento. E nel 2015 è uscito quest'altro lavoro, anch'esso metteva a confronto una dieta cosiddetta agrarian, quindi a prevalente base vegetale, è una dieta western diet, quindi basata sui prodotti animali. E direi che quando si consiglia mezzo chilo di carne al giorno, stiamo parlando di una dieta basata sui prodotti animali. E guardate, in verde i famosi acidi grassi a catena corta nella dieta a base vegetale, e li vedete assolutamente in minoranza in una dieta a base di carne. Quindi, ancora una volta, vediamo, e ci sono anche tanti altri lavori, ma non vi posso tediare solo su questo, ma l'idea ormai l'avete capita, l'avete recepita, c'è un problema di fondo, di interferenza con la composizione corretta del microbiota da parte delle proteine animali, e quindi vanno scelte quelle vegetali. E quindi anche il ferro bisognerà prenderlo da fonti vegetali. Ma è un problema per il bambino? Perché tanti dicono: attenzione, il bambino se non mangia carne non ha ferro. Allora, un bambino allattato al seno ha la possibilità di usufruire della lattoferrina, di cui abbiamo sentito tanto parlare adesso con la questione Covid, la lattoferrina è salita alla ribalta, ma in realtà i recettori per catturare la lattoferrina ce li ha il lattante, sono molto espressi nel periodo dei 1000 giorni, quindi forse anche successivamente, finché tanto che il bambino non perde denti da latte, dipende dai bambini. Ma sicuramente nei primi 1000 giorni, quindi il latte materno offre lattoferrina. Attenzione, noi siamo mammiferi, siamo animali, quindi il latte materno è il latte animale e ha lattoferrina ed è il ferro più assorbibile che esista. Ottimo. Poi che altro abbiamo dentro il latte materno? Il ferro animale, che è prontamente assorbito. Quindi con il latte materno ne forniamo due tipologie di ferro molto ben assorbibili al bambino. Chiaro che poi dobbiamo, un attimo parentesi, se la mamma non segue una dieta corretta e non ha delle analisi, controlliamo la ferritina e vediamo che depositi ha e capiamo se la mamma può avere un latte materno sufficientemente ricco di ferro e interveniamo casomai. Però, diciamo, i libri, in teoria, il latte materno fornisce ferro animale prontamente assorbibile e anche lattoferrina. Ma con lo svezzamento ne inseriamo anche un'altra fonte di ferro importantissima, quella contenuta nei legumi, si chiama fitoferritina, non si pensava neanche che ci fosse, anzi si pensava fosse un interferente dell'assorbimento del ferro, ma anche lì seguiamo la ricerca scientifica e scopriamo cose nuove. E abbiamo scoperto che invece è un tipo di ferro eccezionale che utilizza un percorso di assorbimento diverso dal ferro animale, dal ferro vegetale e dalla lattoferrina. Non ha neanche bisogno di vitamina C per essere assorbito come il ferro vegetale, di cui una dieta perlomeno fisiofunzionale come la proponiamo noi è ricchissima, perché ci sono prodotti vegetali, anzi è esclusivamente basato su prodotti vegetali, e ovviamente con la fitoferritina noi abbiamo una marcia in più, un ferro prontamente assorbibile attraverso questa ferritina che è come fosse una scatola, mi piace dire un Ferrero Rocher, che è ripieno di circa 4500 ioni di ferro, tutta la scatoletta viene assorbita interamente, quindi non c'è ferro che gira nell'intestino con tutte le conseguenze ossidanti che ne derivano, come accade con tanti integratori, e il corpo se lo prende pian piano, a lento rilascio. Quindi è una forma eccezionale di ferro che noi possiamo proporre alla mamma in gravidanza, in allattamento e al bambino durante lo svezzamento. Quindi il bambino potrà usufruire di lattoferrina, ferro animale del latte di mamma, ferro vegetale dei prodotti vegetali che gli offriamo nello svezzamento e di fitoferritina dai legumi che inseriremo nello svezzamento. Ovviamente i legumi non li mettiamo interi. Perché? Perché una delle problematiche che noi dobbiamo sempre tenere
sotto controllo è la quantità di fibre nello svezzamento. Perché? Perché sono in grado di creare una serie di problemi in un lattante, perché un lattante è adatto al latte e il latte non ha fibre. Allora utilizziamo cereali non integrali, usiamo legumi decorticati per usufruire della fitoferritina, ma non diamo il passato di legume intero, assolutamente, tantomeno ovviamente diamo i legumi interi. Evitiamo il passato di verdure, perché tutte queste fibre chelano nutrienti, chelano il ferro, quello vegetale, non la fitoferritina, ma chelano il ferro, e noi perdiamo tanto una delle possibili fonti di ferro. Non diamo la frutta intera, la verdura intera, filtriamo e i nutrienti ci sono tutti, togliamo solo la fibra. Questo ci consente di avere un assorbimento ottimale di ferro. Ovviamente per il ferro vegetale dobbiamo inserire anche una fonte di vitamina C e l'assorbimento sarà perfetto. E quindi dobbiamo renderci conto che se diamo ad un lattante un pasto ricco di fibre, passato di verdura, legume passato, noi cosa creiamo? Creiamo innanzitutto una precoce senso di sazietà, perché le fibre rallentano lo svuotamento gastrico e quindi fanno sentire pieni e il bambino mangia di meno. In più la presenza delle fibre toglie spazio a dei nutrienti e in più quelle fibre sono in grado di sequestrare dei nutrienti, tra cui il ferro e lo zinc, e quindi tipicamente un bambino più fibre ha e più è possibile che sia anemico. E inoltre tutte queste fibre in un tubo intestinale che ha un diametro minimo possono creare quella che si chiama stipsi paradossa, perché c'è un ammasso di fibre che il bambino non riesce a gestire. Inoltre possono essere responsabili tutte queste fibre anche di reflusso gastroesofageo, di coliche e gassose, quindi ci ritroviamo ad avere una serie di problemi che si potrebbero evitare semplicemente seguendo la fisiologia del bambino. Il bambino non è adatto alle fibre, ci sarà un momento in cui le mangerà. E quando? Quando sarà, avrà una microbiota molto più simile a quello dell'adulto. E scusate, continuo a sbagliare tasto. E un altro punto importante sono gli omega 3, il DHA in particolare, che è un componente della famiglia degli omega 3, molto molto importante per la crescita del bambino dal punto di vista nervoso, ma non solo. E in genere sì, noi pensiamo a fonti vegetali come l'olio di lino, l'olio di canapa, l'olio di noci, l'olio di ribes, e poi viene sempre consigliato anche le alghe, ma viene sempre consigliato il pesce. Alla mamma in gravidanza viene consigliato il pesce per gli omega 3. Ma siamo sicuri che questi omega 3 da pesce siano compatibili con la gravidanza e con la salute del bambino soprattutto? Allora dobbiamo capire questo, cioè sicuramente senza dubbio il DHA è fondamentale, perché nel cervello di un neonato costituisce circa il 90% dei lipidi nelle membrane cellulari, soprattutto delle cellule nervose, e addirittura la metà del DHA a livello cerebrale viene accumulata nei primi 2 anni, nell'ultimo trimestre di gravidanza e nei primi 6 mesi di vita, come vedete in questo schemino. Allora, sappiamo anche che quel DHA ha una emivita di 2 anni e mezzo, cioè vuol dire che rimane lì per 2 anni e mezzo, quindi accumularlo nel momento opportuno è fondamentale. Allora la mamma deve avere fonti di DHA sicure durante la gravidanza, ma e anche in allattamento il bambino lo deve ricevere sempre. Se la mamma non riesce ad allattare e diamo un formulato che non abbia DHA, dobbiamo intervenire con una supplementazione. Ma il DHA di supplementazione, o quello contenuto negli integratori della mamma o quello contenuto nel latte formulato, deve essere da alga vegetale, non può essere da pesce. Perché? Ora vediamo, entriamo in questo grande mondo che tutti dobbiamo conoscere, perché la prevenzione è l'unica arma che noi davvero abbiamo. Nel 2012 il Ministero dell'Ambiente pubblica questo opuscolo Conosci, riduci e previeni gli interferenti endocrini. Che cosa sono gli interferenti endocrini? Sono delle sostanze di tipo chimico, essenzialmente, ma ci sono anche metalli come il piombo, il mercurio, il cadmio, che sono caratterizzate da questa elevata persistenza nell'ambiente e si accumulano negli organismi, in particolare nel grasso. Attraverso la catena alimentare, noi che ci poniamo all'apice della catena alimentare mangiando pesce e anche mangiando carne, noi diventiamo consumatori di quantitativi abnormi di interferenti endocrini che si sono via via
accumulati nella catena alimentare. Quindi in questo disegnino di questo opuscolo vediamo che la sostanza tossica va a finire nell'acqua, ad esempio un refluo da industrie, arriva sulle alghe, il pesce se ne nutre, un pesce si nutre di quel pesce, via via, e poi noi lo peschiamo e lo mangiamo. Allora diamo alla mamma in gravidanza un prodotto che ha un contenuto di interferenti endocrini, punto interrogativo, non sappiamo quanto, ma sappiamo che c'è, e poi oltretutto, questo è un discorso del 2012, ora sappiamo che ci sono anche microplastiche, nanoplastiche, proprio 2 giorni fa c'è stato un webinar sul contenuto di microplastiche nell'acqua potabile, quindi noi siamo circondati, quindi la consapevolezza, non dobbiamo essere terrorizzati, ma dobbiamo essere consapevoli per poterci muovere, per difenderci. Quindi questa concentrazione di interferenti endocrini è in grado di produrre una serie di esiti negativi nella gravidanza, il bambino si può perdere durante la gravidanza, può nascere diciamo, purtroppo non bene, può avere ritardi mentali, ci sono una quantità di pubblicazioni su questo, voi non avete idea, sul mercurio, piombo, cadmio, bisfenolo, ftalati, diossina, policlorobifenili, c'è una quantità abnorme di informazioni, quindi noi dobbiamo esserne consapevoli e fare la scelta migliore. Assumere pesce per poter prendere forse omega 3, perché poi non tutti i pesci hanno omega 3, dipende, deve essere un pesce grasso, deve essere nella stagione fredda, perché l'omega 3 serve proprio a proteggere il pesce, e quindi noi che cosa facciamo dal freddo? Perché è un grasso, noi cosa facciamo? Diamo a una mamma in gravidanza pesce per gli omega 3, che forse nemmeno ci sono, perché dipende dal pesce da dove viene, che stagione è, abbiamo detto, che specie, tutto quanto. Quindi a quel punto noi forse ci dovremmo affidare più a un integratore pulito di olio algale che ci dà un DHA, anche tutta la famiglia degli omega 3, ma che non ci porta policlorobifenili, metilmercurio, piombo, cadmio, diossina, compositi di diossina, micro e nanoplastiche. Il rischio va sempre calcolato rispetto al beneficio e quindi cerchiamo di fare in modo che ci sia il principio di precauzione sempre applicato durante un percorso così delicato come quello dei primi 1000 giorni. Quindi, come vi dicevo, ci sono le informazioni che possono spaventare, ma c'è una soluzione positiva, facile, alla portata di tutti. E abbiamo risolto. Il bambino starà bene, avrà la sua quantità di DHA e non prenderà inquinanti, perché poi ricordatevi che magari sono pochi gli inquinanti, è vero, ma il rapporto pesantezza di un feto o di un bambino appena nato è minimo, e quindi quello che a noi non ci crea nessun problema per un bambino può essere molto dannoso, e i danni non li vediamo subito, cioè non ce ne rendiamo conto all'istante. Quindi dobbiamo cercare di cambiare strada, anche perché, ecco, da poco è uscito questo documentario, vi invito a guardarlo, perché ci sono dei motivi etici ed ambientali importantissimi, perché noi poi mettiamo al mondo un bambino, gli dobbiamo lasciare un futuro, e il mare è veramente in pericolo, quindi dobbiamo cambiare strada, e con gioia, perché dobbiamo essere gli artefici di un futuro migliore per i nostri figli. Se non ci informiamo, non potremo farlo. Torniamo alle vitamine, B12, vitamina D e folati, ovvero vitamina B9, sono questi alcuni dei nutrienti a rischio. Sappiamo che la B12 è prevalentemente presente, ma non solo, però più facilmente reperibile nei prodotti animali, per i motivi appena esposti non possiamo permettercelo e quindi prendiamo un'integrazione di B12 vegetale. Stessa cosa per la vitamina D, e allora senza paura utilizziamo un'integrazione, perché è troppo importante avere l'apporto corretto di B12, di vitamina D e di folati perché la gravidanza sia corretta e perché il bambino possa avere un futuro di salute. Quindi non dobbiamo avere esitazioni. Sempre meglio un integratore pulito di provenienza certa che proteine animali che possono creare un danno al microbiota con tutte le conseguenze che ne derivano. E quindi qual è l'alimentazione funzionale preventiva per una mamma? Sicuramente deve preferire alimenti privi di inquinanti, privi di interferenti endocrini, ben lavati, di provenienza sicura, abbiamo detto biologici, biodinamici o di provenienza certa, ricchi di proteine vegetali, di ferro vegetale, di calcio, di omega 3 vegetali. E quindi io vi ho messo un po' di freccettine, i no in rosso, i sì in verde, così possiamo orientarci su quella che è anche con i relativi nutrienti che si possono prendere dai vari alimenti che vi sottopongo. E questo, se vi volete fare una foto, ve la lascio un attimo.
ancora ho pochissimo tempo, mi devo sbrigare. Allora, quindi per l'alimentazione di un bambino, come facciamo a far crescere bene i nostri figli in salute, dobbiamo tener conto della loro fisiologia. Non possiamo seguire scelte etiche o di tradizione, dobbiamo seguire quella che è la dieta che ci consente di rispettare la salute del bambino. Quindi uno svezzamento deve consentire di avere una crescita sana, quindi accompagnare i ritmi di crescita, non spingerli. Attenersi ai LARM 2014, cosa sono i livelli di riferimento di energie e nutrienti di assunzione per la popolazione italiana, quindi quanta B12 dobbiamo assumere a questa età, a quell'età, quanto calcio, quanto fosforo, quante proteine, ci dicono tutto i LARM e noi a quelli ci dobbiamo attenere, perché ci sono circa 100 scienziati che si sono riuniti in un team diversi a seconda degli argomenti e hanno revisionato dal 96 al 2012 di letteratura scientifica, quindi sanno quello che dicono. Non possiamo porci al di sopra di uno studio così di gruppo importante, di gente che poi, peraltro, ricercatori specifici nel loro campo, quindi non possiamo permettercelo. Ci atteniamo ai LARM 2014 e non possiamo farci direzionare dalle scelte di nonno, mamma, zio, cugino o etiche che abbiamo. Dobbiamo prima di tutto puntare sul rispetto della fisiologia e le necessità biologiche del bambino. Con uno svezzamento classico noi rischiamo, puntiamo sulle proteine. Bene, andiamo a vedere una pappa normale, e questo è il menù di un asilo, un nido, che in genere le mamme me lo mandano per revisionarlo. Bene, un normale brodo vegetale con una crema di riso, parmigiano, olio di oliva e manzo porta ad avere un quantitativo di proteine 11,4 per un pasto, un pranzo. Bene, i LARN raccomandano 11 grammi per tutto il giorno. Quindi un bambino che ha un pranzo così, poi ci deve aggiungere il latte materno, un'altra cena, altre due merende. Arriva ad avere 4-5 volte l'apporto proteico raccomandato a livello internazionale, e questo crea dei problemi importantissimi di predisposizione a obesità, a malattie metaboliche e anche altre, poi, perché si crea infiammazione e si crea una condizione non fisiologica. Quindi qual è la dieta per i nostri figli? Sana, sicuramente, cibi puliti, senza interferenti endocrini, senza inquinanti, più possibile ovviamente, preventiva, cioè ricca di sostanze che aiutino l'organismo ad essere in salute, quindi sostanze antiossidanti, i cosiddetti fitochimici, che sono sostanze contenute solo nelle piante, che hanno un'azione antiossidante, antitumorale, antidepurativa, antinfiammatoria, e noi le possiamo usare fin da subito con i bambini, dandogli dei brodi concentrati di alcune verdure in particolare che offrono questi fitochimici. Una, ad esempio, broccoli, cavoli, verze, cipolla, carote, e lì possiamo dare veramente il massimo ai nostri figli, e seguiamo i LARN ovviamente. Quindi con la nostra proposta noi riusciamo, seguendo i LARN, a fornire con due pasti, due merende, il latte materno oppure formulato, questa quantità di nutrienti. Questi sono solo alcuni, però poi la disamina più in esteso c'è nella pubblicazione di cui parleremo tra poco: proteine, ferro, folati, calcio, vitamina B2 e B12, che sono tra i nutrienti più a rischio, in genere si ritiene. Ebbene, questi sono i LARN di confronto, quindi valutate voi quanto noi riusciamo a coprire senza necessità di inserire prodotti animali e anche molte altre strategie che sempre sono orientate a rispettare la fisiologia del lattante. Noi copriamo tutti i fabbisogni, aumentiamo del 35% la quota proteica, perché quando nell'alimentazione complementare non sono presenti prodotti animali per motivi fisiologici, non etici, mi raccomando, dobbiamo aumentare una certa percentuale, e noi abbiamo aumentato parecchio, 35%, e comunque ci rientriamo, perché dal 17,5% che abbiamo come LARN riusciamo ad arrivare a 24-32 con la nostra proposta. Questo però non ci deve preoccupare, perché sono tutte proteine vegetali a parte quelle del latte materno, che sono, come vedete, in percentuale molto, molto bassa. Un'ultima cosa: questo tipo di proposta è corretta? Riesce a far crescere bene i bambini? Ebbene, nel 2017 abbiamo presentato questo lavoro in cui abbiamo
mostrato che la crescita a 6 mesi, a 12 mesi dei nostri bambini è perfettamente nella norma. Per chi sa un po' di statistica, vediamo che tutti i dati sono raggruppati verso il centro. Che vuol dire? Vuol dire che non c'è una differenza statisticamente significativa nella crescita dei nostri bambini a 6 a 12 mesi rispetto ai bambini onnivori e anche alle tabelle di crescita dell'OMS. E questo è un dato fantastico, mai presentato prima. E è anche appena uscito l'altra settimana un ulteriore lavoro che abbiamo condotto con il professor Ferrara del campus biomedico ed è emerso proprio tenendo a confronto i vari tipi di dieta nel primo anno di vita, che comunque, a prescindere dalla dieta, se è ben pianificata, i bambini hanno un rapporto peso-lunghezza sempre armonico e fisiologico, e quindi non c'è da temere. Vi ringrazio. Domande? Ho riattivato l'audio. Grazie a te Sabina per questa preziosa presentazione ricca di tante informazioni, di spunti, e sicuramente ha permesso di fare chiarezza nel grande mare di informazioni in cui nuotiamo oggi e anche di capire quanto delle informazioni che disponiamo oggi tante volte sono, se non sbagliate, comunque più adeguate allo stile di vita che facciamo oggi, quindi insomma è sicuramente un contributo prezioso il tuo. Fra l'altro vorrei ricordare che questi argomenti poi, per chi li vuole approfondire, li trova anche nel libro. Chiederei a Sara di mettere la slide, il libro che tu hai scritto a quattro mani con il dottor Luciano Proietti, che è un altro luminare di nutrizione infantile, I primi 1000 giorni, manuale di alimentazione naturale fisiologica dal concepimento ai 2 anni. È un libro edito dal gruppo editoriale Macro ed è una nuova edizione aggiornata. Rispetto quindi alla precedente edizione, che cosa è stato apportato in più nel libro? Quali sono i contenuti e le novità che ci sono nel libro? Diciamo, l'abbiamo revisionato un po' in base anche a quella che è stata, perché è uscito nel 2016, quindi stando molto attenti alla letteratura scientifica, siamo andati a vedere che cosa era emerso di nuovo e abbiamo implementato. E poi abbiamo inserito un capitolo scritto dal ginecologo, dal dottor Nicola Giovannini, che si occupa di gravidanza consapevole. Ovviamente anche lui fa riferimento all'importanza del microbiota, approfondendo degli aspetti che noi abbiamo trattato meno in approfondimento, perché volevamo puntare sullo svezzamento. Però abbiamo valutato che ormai i tempi erano maturi per poter aggiungere anche qualcosa di più approfondito su questo aspetto. Tra l'altro io ce l'ho qui, l'ho letto, non essendo genitore, l'ho letto più con occhio professionale che personale, però devo dire che l'ho trovato molto interessante, soprattutto a parte l'esperienza sia tua che del dottor Proietti, che si occupa di nutrizione non convenzionale dal 1974, quindi anche lui ha tanta esperienza. L'ho trovato rassicurante perché è pieno di consigli, di suggerimenti, di alternative, e non è la solita tabella di marcia che di solito viene data ai genitori e che il bambino è costretto in qualche modo a seguire, quindi al quinto mese deve fare questo, al sesto mese deve fare quello, che diventa uno stress sia per i genitori che per i bambini. Quindi questo è sicuramente un grande aiuto anche poi per quei genitori che non vogliono sentirsi costretti o non vogliono costringere il bambino a seguire dei ritmi che possono essere forzati, possono essere non adatti per lui, perché ogni bambino è particolare a sé stante. E poi lo molto bello perché è pieno di tabelle, di suggerimenti, di approfondimenti, quindi insomma mi è piaciuto molto, anche se non sono, come ripeto, non sono genitore, quindi sicuramente un gran bel libro. Grazie. Tu sei d'accordo? Passerei a questo punto alle domande, visto che ne sono arrivate tantissime anche questa volta. Sì, dai. Allora, Laura chiede se questo tipo di alimentazione tiene conto della stagionalità dei prodotti. Sì, assolutamente. Se hai modo, Laura, di vedere il libro, in fondo ci sono le proposte di pappe, e ci sono le pappe invernali, le pappe estive, ci sono le varie, i vari alimenti da proporre, le varie verdure. Chiaramente teniamo conto della stagionalità e della provenienza degli alimenti, cerchiamo di fare in modo che siano tutti o italiani o della fascia mediterranea.
Questo è molto importante perché non ci possiamo dimenticare che dobbiamo sempre preservare l'ambiente per i nostri bambini. Quindi sì, senza dubbio. Leslie chiede in che modo poter aiutare una neomamma che è terrorizzata dallo svezzamento per paura che il bambino si possa strozzare. Compie un anno fra pochi giorni e mangia solo pappe liquide. Beh, diciamo che è il bambino a scegliere. Io quello che propongo sempre è il bambino ci fa da guida, quindi noi sappiamo che dobbiamo dargli latte, latte materno. Poi fino a 12 mesi proponiamo pappe liquide, è giusto che liquide, cremose all'inizio perché è giusto che sia così, perché non ha denti il bambino, e quindi piano piano lo seguiamo. È il bambino che ci dice che rifiuta il cucchiaino e prende le cose con le mani. A quel punto noi facciamo in modo che la pappa non sia più né cremosa né liquida, ma che sia più consistente, creiamo delle polpettine, degli sformati, cercando sempre di mantenere un occhio di riguardo agli ingredienti. Gli ingredienti sono quelli che fanno la differenza. La forma poi la troviamo e la adattiamo al bambino. Sicuramente se il bambino non ha denti, non è giusto dargli cose dure. Quindi diciamo può avere magari un pezzo di pane da masticare, da ammorbidire. Però senza dubbio, se non è pronto, c'è un tempo per tutto. Poi comunque ogni bambino ha le sue motivazioni, quindi se un bambino rifiuta completamente pappe differenti, diciamo pappe differenti da quella che la mamma gli sta proponendo, allora diciamo che dobbiamo anche intervenire su quella che è la, una problematica che potrebbe anche essere di tipo patologico. Magari ci possono essere dei problemi della deglutizione, cioè ci dobbiamo questionare, quindi ci confrontiamo con il pediatra e cerchiamo di capire se ci sono dei problemi di qualche natura per cui il bambino vuole solo pappe liquide. Una volta che abbiamo appurato che non ci sono problematiche, allora poi cerchiamo di assecondarlo, di giocarci, di insegnargli come si mastica. È un percorso da costruire insieme. Valentina ha una bimba di 6 mesi e mezzo, ha iniziato lo svezzamento da qualche settimana e sta continuando ad allattare. Vorrebbe sapere se più avanti può darle dello yogurt di soia e bevande vegetali come latte di avena, mandorle e soia. Allora, la bevanda di soia è molto ricca di proteine, quindi la lasciamo perdere per un gran bel po'. Viceversa, le altre possono essere date, ma la priorità deve essere sempre l'allattamento. Quindi se una mamma allatta, prima di tutto latte materno. Se noi diamo bevanda mandorla, bevanda di avena, bevanda di riso, noi togliamo spazio al latte materno, che invece è quello che fa crescere il bambino. Queste bevande, anzi, grazie della domanda, le bevande vegetali hanno un profilo di nutrizionale dell'ingrediente da cui derivano, per cui se prendiamo una bevanda che viene dall'avena o dal riso, sarà povera di nutrienti, avrà poco di quasi tutto, quindi sarà un po' acquosa, che può andare bene, ma l'acqua, anche l'acqua noi non la diamo nel primo anno di vita. Perché? Perché se il bambino ha sete deve bere latte materno, perché non perdiamo occasione di farlo crescere, di dargli nutrienti e di dargli protezione, perché il latte materno contiene una quantità di componenti cosiddetti bioattivi incredibile, aiuta il bambino nel suo percorso di maturazione di tutti gli organi e apparati, per cui non possiamo perdere un'occasione per dargli qualcosa che non è necessario come una bevanda vegetale. Maria Cristina vorrebbe sapere quali esami ematici consigli per la mamma in gravidanza. Bella domanda, ma cara Cristina, che sappi che in Italia il nutrizionista è vietato dire, consigliare, proporre analisi, quindi non mi fare questa domanda perché domani arrivano i NAS. Se no. Elisa invece dice che durante la sua prima gravidanza ha preso un integratore di ferro che ha dovuto interrompere perché le era pesante, però in realtà i suoi valori erano a posto e il figlio adesso è anemico. Chiede se c'è una correlazione. Difficilissimo da dirsi, anche perché bisognerebbe vedere le analisi per capire di quali effettivamente valori c'era uno squilibrio. A volte si vede il ferro, cioè il ferro basso, e si tende a dare il ferro alla mamma, ma il ferro non ha grande rilevanza, il ferro ematico, il ferro circolante. Bisogna andare a vedere i depositi, la ferritina, quello è il valore, e poi andare a vedere come raffronto i livelli di emoglobina. Allora capiamo se c'è una vera carenza. Andare a vedere il ferro ossideremia
è veramente fuorviante. E quindi molto spesso però sulla base di quello si dà il ferro, che è sbagliato. L'anemia nel bambino può essere tutt'altro, oppure no, dipende, bisognerebbe valutare l'analisi della mamma per capirlo. E anche il tipo di alimentazione che ha fatto il bambino, ovviamente. Laura chiede, non è la stessa cosa con le alghe? Credo che si riferisca alla slide in cui tu facevi vedere che il pesce mangia gli inquinanti che vengono buttati in mare. Ah, ok. Piatto. Allora, non è la stessa cosa con le alghe, perché il DH algale è ottenuto da microalghe, coltivazione dedicata, e biologica, quindi con controllo di tutti i parametri, quindi è come se fosse una sorta di allevamento con parametri altamente controllati, perché il prodotto deve essere puro, quindi non è assolutamente la stessa cosa. Giulia chiede come scegliere gli integratori di qualità, se ci sono dei parametri da seguire eventualmente. Una bella domanda. Servono, diciamo, un integratore deve avere il numero minimo di ingredienti possibile, devono essere di provenienza certificata, devono essere ingredienti vegetali ci deve essere da parte dell'azienda una presa di posizione riguardo a quella che è la qualità degli ingredienti che utilizza. Quindi vanno un po' studiate le aziende, ed è un lavoro enorme, diciamo che per i primi anni la maggior parte del mio lavoro, diciamo almeno la metà, è stata dedicata a selezionare gli integratori di qualità per i miei pazienti. È un lavoro difficilissimo che richiede un grandissima attenzione e grande impegno, quindi quello che posso consigliare è rivolgersi a un professionista che questo lavoro lo fa, perché è giusto che lo faccia, e non improvvisare voi, perché chiaramente potete non avere i parametri giusti per giudicare, potete anche essere un po' presi in giro da certe aziende spavalde, diciamo, mettiamola così. Allora, P27 chiede dove possiamo trovare un esempio di dieta settimanale da riservare ai bambini in base alla diversa età. Allora, sul famoso libro di cui stiamo parlando ci sono degli esempi di pappe. Non è una pappa settimanale per il semplice motivo che è un manuale che vi guida a comprendere l'importanza dell'alimentazione corretta, vi aiuta a capire come combinare gli alimenti tra loro per ottenere pappe equilibrate, ma non può in nessun caso e per nessun motivo sostituire una consulenza con un professionista che valuta la situazione individuale di mamma a bambino. Attenzione, i prestampati non vanno bene. Se ve li dà il nutrizionista è perché quel prestampato ha deciso che è adatto al vostro caso, ma voi prenderne uno che capita così e applicarlo, perché lo vedo anche nei gruppi Facebook, che mi dà la dieta che ti ha dato, non funziona così. Poi per gli adulti non va bene, ma figuriamoci per i bambini, perché ci sono molti molti elementi da considerare prima di decidere se un certo tipo di sequenza di pappe può andare bene oppure no. Elisa vuole sapere come si può seguire lo stile di vita che tu proponi con un neonato che nei primi 2 anni va al nido. Beh, diciamo che al nido c'è la possibilità di intervenire modificando il menù. Quindi questo è uno dei miei lavori, infatti, cioè occuparmi di riequilibrare il menù in considerazione del fatto che purtroppo nelle ristorazioni scolastiche, ma anche quelle ospedaliere, non c'è quell'aggiornamento che a noi piacerebbe avere, e quindi interveniamo, soprattutto per i bambini, negli ospedali non lo possiamo fare, ma nelle scuole per fortuna ce lo consentono, e quindi cerchiamo di aiutare i bambini ad avere una dieta più equilibrata, comunque più adatta a quelle che sono le nostre scelte di prevenzione con uno schema DOC. Allora, Cristina scrive che per lo svezzamento di sua figlia si è affidata ad una nutrizionista che è molto in linea con le indicazioni che hai dato tu questa sera. Però ora che la bambina ha quasi 1 anno, vuole assaggiare sempre quello che mangiano loro a tavola e chiede come si devono comportare. In maniera molto semplice, mangiate voi quello che mangia la bambina. I bambini mangiano, se seguono una dieta come proponiamo noi, fisiofunzionale, è assolutamente equilibrata, adattissima anche agli adulti. Basta aggiungere per l'adulto insalate, verdure, quindi aumentare la quota di fibre che a noi serve, ma ai bambini no. E poi magari mettete un condimento in più, ma va benissimo. Tanto il bambino deve avere senza sale, senza zucchero.
Poi aggiungete in base al vostro gusto, ma mangiate come il bambino. È un gesto d'amore che un genitore, solo un genitore, può dedicare al proprio figlio. Ti sacrifichi per un pochino, non è per sempre, però i primi 1000 giorni sono così importanti che vale la pena fare un sacrificio. E allora uniformate la dieta della famiglia a quella della bambina, non viceversa. Giovanna chiede invece se puoi consigliare dei nomi di integratori per i neonati a base di DHA e anche per le mamme. Sembrerebbe che prendo percentuali, invece di queste aziende nessuno dà una lira, per cui no, non lo posso fare. Allora, Zero Academy scrive: se io ho una forte allergia al polline e allatto mio figlio di 26 mesi, influisce nella sua crescita? Beh, diciamo che nella crescita in quanto tale, peso, lunghezza, penso proprio di no. Sul resto neanche, perché è un'allergia di un genitore, diciamo che forse gli possiamo passare anche degli anticorpi positivi, diciamo che però qui dovrebbe intervenire un pediatra, magari non è un compito di una nutrizionista, mettiamola così. Così non esco dal mio seminario. Allora, Leonie chiede: che cosa pensi del baby led weaning? Diciamo che ci sono tante teorie in giro, no? Non è che ce n'è una soltanto. Il presupposto deve essere sempre, secondo noi, quello del rispetto della fisiologia e delle necessità biologiche del lattante. Le teorie fantasiose magari possono anche andare bene, però bisognerebbe vederle nel dettaglio poi come vengono applicate nella famiglia. Quindi diciamo che non esprimo giudizi, va? Anna Rita, una nipotina di 13 mesi che rifiuta il latte vaccino, chiede con cosa sostituirlo. Questa bimba grandiosa, bravissima, a 13 mesi un bambino deve ancora bere latte materno e se non c'è latte materno deve bere latte formulato fino a 2 anni, perché abbiamo detto si parla di alimentazione complementare. A cosa? Al latte materno in assenza a formulato, quindi non si dà latte vaccino, assolutamente sconsigliato, anche dalle linee guida pediatriche fino a 2 anni non è il caso, è meglio evitare, c'è scritto nelle linee guida, non lo dico io. Sconsiglia anche il latte di capra, che dicono che generalmente è quello più simile al latte materno? La risposta che io do in questi casi è: pensiamo a un capretto, oppure addirittura una mamma mi ha chiesto il latte d'asina, pensiamo a un asinello. Quando nasce, sta in piedi. I nostri bambini, no, ci mettono un anno prima di mettersi in piedi. Qualcuno fa un po' prima, ma insomma, anzi, qualcun altro anche dopo, in genere i maschi. Però diciamo che questo ci deve far capire che la qualità nutrizionale, la composizione nutrizionale del latte, di capra, di mucca, di pecora, di asina, di quale mammifero volete, non può essere adatta a un lattante che rimane sdraiato fino a 12 mesi. Non va bene. Lara chiede informazioni sul tuo libro. Vuole sapere se ci sono indicazioni solo per i primi 2 anni o anche per una sana alimentazione dei bambini di ogni età. No, solo per i primi 1000 giorni soltanto. Perché diciamo che in quest'ottica, diciamo, le informazioni anche a volte un po' pesanti, mi rendo conto, ma purtroppo questo è il mondo in cui viviamo. Cioè, assicuriamoci che almeno fino ai 2 anni di vita facciamo tutto come si ritiene al momento utile per consentirgli di avere un futuro di salute. Poi dopo i 2 anni, diciamo, ognuno sceglie la strada che vuole, perché parliamoci chiaro, questo non è una proposta rivolta a chi ha fatto scelte etiche, è una proposta rivolta a tutelare il futuro del bambino, quindi chiunque abbia fatto un qualsivoglia tipo di scelta alimentare in famiglia o non lo abbia fatta, come ad esempio capita nella maggior parte delle persone che sono onnivore, diciamo, questa proposta abbraccia tutte le possibilità, perché il bambino ha diritto ad avere nei suoi primi 1000 giorni il massimo dell'attenzione. Dopodiché ognuno tornerà alle abitudini che vuole. Poi, se vuole scegliere una strada diversa, ci sono tante proposte, l'importante è che siano equilibrate, però ce ne sono tante, ma non era questo l'obiettivo di dire come devi mangiare per tutta la vita, come è utile fare prevenzione attraverso il cibo nei primi 1000 giorni. Allora, Nadia scrive che nella sua famiglia c'è familiarità nello sviluppo di allergie con asma e chiede se il metodo che tu proponi, quindi il tipo di alimentazione che tu proponi, può aiutare a prevenire lo sviluppo delle allergie.
Beh, diciamo che quando si pone un organismo in condizioni di lavorare al suo meglio, con un microbiota in equilibrio, una mucosa intestinale protetta e un sistema immunitario che può funzionare bene, in teoria stiamo facendo il massimo che potremo per la prevenzione. Quindi, diciamo, nessuno ha la sicurezza assoluta, però il buon senso ci guida verso diciamo, una positività, perché diciamo, facciamo tutto quello che possiamo. Poi sicuramente ci può essere molto di più e scopriremo attraverso le ricerche scientifiche che c'è molto di più. Però al momento questo sappiamo e questo applichiamo. Mara ha un bimbo di quasi 6 mesi e chiede se inizio lo svezzamento con frutta e verdura di stagione, rischio di eccedere in fibre e quindi di creare problemi? Sì, abbiamo detto che le fibre non sono da lattante, quindi frutta va bene, ma grattata e filtrata, diamo l'acqua, verdura va benissimo, ma la mettiamo in brodo. Gli estratti li diamo dopo, dai 12 mesi, quando il rapporto peso-altezza comincia a diventare un pochino più consistente, perché sono molto concentrati gli estratti, quindi sarebbero ottimali, perché diamo anche la verdura cruda, la frutta, vabbè, la diamo comunque cruda, perché la grattiamo, la filtriamo, ma la verdura no. E invece con l'estratto possiamo farlo, però è ancora presto perché vengono troppo concentrati, quindi dopo i 12 mesi daremo un estratto. Prima diamo un brodo filtrato, facciamo le verdure, le strizziamo e diamo solo l'acqua. Allora, Francesca ha una bimba di 16 mesi con la quale ha fatto un percorso di autosvezzamento. Vuole sapere se è tardi adesso per intraprendere una nutrizione fisiologica. Diciamo che non è mai troppo tardi per riaggiustare il tiro, perché comunque se una sollecitazione che abbiamo dato al nostro malgrado può non essere positiva, poi va sempre valutato caso per caso, e comunque ora sappiamo che c'è una strada migliore o comunque che ci dà, sulla base di informazioni scientifiche, un sostegno per diciamo una, come dire, un input positivo per sperare di fare prevenzione, lo applichiamo. Quindi lo facciamo, certo, prima possibile, meglio. Laura chiede, il latte artificiale che viene utilizzato fin da subito in sostituzione a quello materno in causa assenza, per quanto tempo va utilizzato? Abbiamo detto che almeno fine 2 anni lo dovremo usare. Marisa chiede, per coloro che hanno passato 1000 giorni, c'è possibilità di un recupero? Beh, assolutamente, diciamo, noi facciamo sempre, come dicevo prima, tutto il possibile, per cui andiamo a valutare qual è l'equilibrio dell'intestino, andiamo a sostituire gradualmente tutti i prodotti, gli alimenti che non sono adeguati e cerchiamo di valutare anche attraverso delle analisi se c'è uno stato nutrizionale buono oppure bisogna intervenire perché ci sono delle carenze, cerchiamo di rimetterci in carreggiata. Potrebbe, non è detto che ci rimanga una certa delicatezza dell'intestino, però non è detto, dipende sempre da quello che è successo in quei 1000 giorni, perché come abbiamo visto sono tanti i componenti, i fattori che intervengono, quindi non è che ne basta uno solo, magari lo svezzamento non è dei migliori, però magari c'è stato sempre l'allattamento materno, la mamma è stata molto attenta quando mangiava, non ha mangiato pesce perché magari non le piaceva, quindi ci sono tanti elementi che vanno considerati, per questo dico bisogna personalizzare, perché quando ad esempio mi capita di parlare con delle mamme che facciamo una consulenza e io faccio 1000 domande e molti dicono ma non dobbiamo parlare solo dello schema, no, io devo costruirmi la situazione di quel bimbo, mi arriva a 6 mesi, a 5 mesi, io devo capire cosa è successo in tutta quella parte di primi 1000 giorni che è già passata per capire come intervenire anche per compensare e questo ovviamente vale anche dopo. Ricostruire il percorso dei primi 1000 giorni per vedere dove ci possono essere dei punti deboli e lavorarci su per il futuro. Giovanna chiede che valori deve avere un'acqua adatta ad un lattante e, per quanto riguarda il calcio. Allora, diciamo, ci sono delle differenze importanti, a parte che c'è una scheda dedicata all'acqua nel libro, quindi vi invito a leggerla perché i numeri lasciano il tempo che trovano, però sicuramente quello che è importante è che fino a 12 mesi non si dia da bere l'acqua al bambino, abbiamo detto prima, togliamo opportunità al bambino di nutrirsi, diamo il latte materno che lo idrata, ma gli dà anche nutrienti. E per le pappe useremo un'acqua oligominerale, non in plastica, mai,
e possibilmente non da rubinetto, a meno che non si vive in una zona in cui si ha un'acqua molto buona. E perché? Perché ci sono dei componenti che a tutt'oggi di protocollo non vengono analizzati, i famosi interferenti endocrini di cui abbiamo parlato e le microplastiche di cui vi ho accennato prima, e non sono analizzate, per cui magari l'acqua è analizzata da tanti altri, per tanti altri parametri, ma non per quelli, e che sono i più pericolosi. Quindi cerchiamo di prendere un'acqua che abbia delle caratteristiche, diciamo, perlomeno in teoria buone, quindi che abbia una temperatura alla sorgente inferiore ai 10 gradi. Questo ci assicura che le falde acquifere siano sufficientemente profonde da consentire un primo filtraggio attraverso le rocce per risalire alla sorgente. E poi, ovviamente, un pH più o meno neutro e un bassissimo contenuto, un bassissimo residuo fisso, quindi in generale di tutto, perché ci dobbiamo fare delle pappe, le quali saranno ricche di, perlomeno come le costruiamo noi, ricche di calcio, di ferro, di molti nutrienti che, diciamo, in questo modo già sono molto cariche le pappe, e l'acqua quindi deve essere leggera, altrimenti la pappa nel suo complesso è troppo carica e rischiamo che tutti i nutrienti non vengano assorbiti. Questo è uno dei problemi importanti, che in genere si dà a un bambino tanta roba. E ci sono dei bambini anche mangioni che mangiano tutto, ma non è possibile che assorbano tutto, perché è troppa la mole del pasto rispetto alle dimensioni del bambino, del suo stomaco, del suo intestino. Quindi dobbiamo cercare di fare in modo che ogni pappa, piccola o grande che sia, deve essere ottimizzata per il massimo della biodisponibilità dei nutrienti e che sia quindi tutto nutrimento e che non abbia interferenze. Per questo poi anche abbiamo detto niente fibre. Giada è in gravidanza, vorrebbe avere un consiglio da te su quale tipo di alga è meglio utilizzare, la Clamat, la spirulina o la kombu? Allora, Clamat e spirulina sono delle alghe che consentono di avere delle piccole integrazioni di sali minerali, ma che non sostituiscono l'apporto di iodio, ad esempio, che ci può dare la kombu, che deve essere però centellinata, non può essere utilizzata in fasce, in pezzi, perché la quantità di iodio è enorme. E quindi è meglio, ad esempio, consiglio di utilizzarla in polvere, la vendono già essiccata e sbriciolata, in modo da poterla dosare bene. E poi ci sono tutte le altre alghe, la nori, la lattuga di mare, la dulse, che possono essere anch'esse prese già in polvere e sono ottime, soltanto che, ecco, bisogna stare attenti alla provenienza, non devono mai essere giapponesi, ovviamente, ma sempre atlantiche. Non del Mediterraneo, in questo caso, rispetto alla domanda che mi era fatta prima, dobbiamo un po' spostarci fuori, perché il Mediterraneo è un mare chiuso, quindi comunque l'inquinamento è elevatissimo. Allora andiamo un po' sulle coste dell'Atlantico, dove è molto burrascoso, le acque sono molto ossigenate e quindi il contenuto di inquinanti è minore. Angelo ha una nipotina di 2 anni che beve circa 2 litri di acqua al giorno, chiede se è fisiologico. Sicuramente a 2 anni 2 litri sono veramente molti. Bisogna questionarsi su come mangi questa bimba, perché se a 2 anni beve così tanto, vuol dire che mangia probabilmente tanti prodotti carichi di zuccheri, e quindi farina bianca, glutine di grano, magari Manitoba, quindi pane, pasta, pizza, magari c'è anche il sale. Quindi, diciamo, la bambina ha bisogno di acqua. In questo caso non va bene l'alimentazione, però, perché non è normale che un bambino così piccolo beva così tanto. Benissimo, Sabina, io ti ringrazio veramente tanto, è stata una serata davvero interessante, ci hai dato delle informazioni, credo utilissime per chi ha un bambino, per chi insomma lo avrà fra qualche mese, perché è sempre comunque bello avere il punto di vista di un professionista con tanti anni di esperienza che quindi parla con cognizione di causa. Ti ringrazio davvero tanto, non so se tu vuoi lasciare, se hai dei recapiti, una pagina social, Facebook, qualcosa da poter lasciare ai nostri. Ci sta seguendo? Certo, la mia pagina Facebook, che è Sabina Dottoressa Bietolini, e poi sono su Instagram, sempre Sabina Dottoressa Bietolini, e poi c'è il mio sito, che è Nutrire la Salute, e basta, è tutto.
Vi ricordo il libro della dottoressa Bietolini, scritto insieme al dottor Luciano Proietti, grazie Sara che metti la slide, I primi 1000 giorni, manuale di alimentazione naturale e fisiologica dal concepimento ai 2 anni, lo trovate anche su Macrolibrarsi se volete dargli un'occhiata, insomma è un Io ve lo consiglio, come dicevo prima, non ho figli, l'ho letto con occhio professionale, ma l'ho trovato a volte anche molto confortante, nel senso che dà delle informazioni che vanno anche controcorrente rispetto a quello che è che sono le informazioni che abbiamo oggi sull'alimentazione della prima infanzia. Quindi, secondo me, è un libro utile che consiglierò sicuramente alle amiche che stanno aspettando un bambino in questo periodo. Sabina, grazie ancora per essere stata con noi stasera, è stato veramente un piacere e io ringrazio poi tutti voi di averci seguito e vi auguro una piacevole serata. Posso dire una cosa? Sì? Io ringrazio voi, grazie per avermi invitata di nuovo e ringrazio il dottor Luciano Proietti per avermi dato questa occasione di scrivere con lui questo libro bellissimo, secondo me, fatemelo dire, perlomeno per noi è stata un'esperienza molto bella, è stato uno scambio come dovrebbe sempre essere tra due teste che studiano e ci siamo tanto divertiti e io lo ringrazio per questa occasione. Grazie a te, grazie al dottor Luciano Proietti e arrivederci al prossimo webinar. Buonanotte a tutti. Grazie a voi. Siamo Romina.